Mare di Plastica, che riprende il titolo del libro che ha scritto Franco, che è qui a presentarcelo, e insieme a lui c'è Stefania, che è una ricercatrice di ISBA dell'Università Politecnica delle Marche, e insieme a loro affrontiamo un tema che già è abbastanza chiaro, insomma, dal titolo. Questa serata è stata organizzata dalla libreria di questo spazio, insieme al mercato biologico che viene tenuto ogni mattina qua davanti con produttori locali, e per affrontare questo tema, che è un tema che non è un tema magari strettamente legato al tema della produzione, ma comunque è un tema che ci colpisce, in quanto già siamo una città di mare, quindi comunque tutti quelli che, prima parlavamo anche con loro, tutti quelli che fanno la passeggiata in questi giorni vedono com'è la situazione, sia comunque noi come spazio abbiamo avuto modo di lavorare anche in altre occasioni, poi mai tipo quando c'è stato il problema delle trivellazioni in Adriatico, e quindi ci sembrava interessante affrontare questo argomento insieme a loro. La serata verrà divisa così inizialmente, cioè Franco presenta un po' questa sua esperienza che ha avuto in questa spedizione in Artico con un termine che io non riesco a pronunciare, quindi un modo di partecipare a questa spedizione che dopo ci spiega bene che cos'è, eccetera. Questo serve per introdurre l'argomento, e poi dopo Stefania, che invece ci lavora su questi temi in maniera scientifica, quindi andando a vedere anche altre implicazioni oltre quelle che ci può raccontare Franco, andrà un po' più sull'aspetto scientifico e anche sull'aspetto locale, magari più possibile, rispetto a com'è la situazione nei nostri mari. Le loro presentazioni non saranno lunghissime, in modo da consentire poi a chi vuole di porre delle domande e soddisfare magari qualche curiosità, o magari l'invito comunque è come al solito quello di fare delle domande per approfondire poi qualcosa che magari loro dicono passando, ma che invece merita un po' più di attenzione. Quindi direi che ti lascio la parola direttamente, e tutta la situazione tecnologica è tutto sotto le tue mani, quindi andiamo. Allora, buonasera a tutti, io mi chiamo Franco Borgogno e sono di Torino, faccio il giornalista, faccio anche la guida naturalistica. Dico queste due cose perché sono le due cose che mi hanno portato ad affrontare questa tematica, prima la spedizione poi, e poi a far diventare tutto questo un lavoro unico che, diciamo, negli ultimi due anni mi ha impegnato totalmente e mi sta impegnando totalmente. In pratica mi sto dedicando completamente a questo. Il percorso per cui sono arrivato fin qua ve lo accenno subito dopo avervi fatto vedere un breve video di 4 minuti che sintetizza la spedizione a cui ho partecipato proprio cronologicamente. È una brevissima sintesi, è un mini documentario che ho realizzato per Five Jars Institute, cioè l'istituto di ricerca americano con cui ho affrontato questa spedizione, e che è stato finalista, con mia totale sorpresa, quindi non solo non me l'aspettavo, ma non pensavo neanche di partecipare, poi loro mi hanno chiesto di partecipare al concorso e l'ho fatto all'International Ocean Film Festival di San Francisco nel marzo scorso. Vediamolo e poi vi racconto come sono arrivato qui.
can't get a paper out of this talking about the smog of the sea, the small, near nano-sized particles are distributed far and wide around the world. Questa è in 4 minuti, sono le 2 settimane che abbiamo trascorso tra la Groenlandia e Cambridge Bay, diciamo a 2/3 del percorso del passaggio nord-ovest. Partirei da qualche immagine, non della spedizione, ma che ho fotografato ieri pomeriggio a Rimini, dove ero per Ecomondo. Questa è la spiaggia di Rimini in un giorno qualunque, peraltro ho fatto una passeggiata qua e a parte le grandi reti la situazione non è ovviamente molto diversa. Questo è un tratto di 100 metri, non di più, che ho percorso e in cui c'è, come vedete, qualunque cosa, compreso uno spazzolino momenti, compresi pneumatici, scarpe piuttosto datate, una rete intera, un guanto. Allora, questo per dire che questa tematica riguarda tutto il mare, ci spiegherà poi più in dettaglio anche i dati proprio di tutto questo. Io ho cominciato a occuparmi del tema rifiuti di plastica perché appunto ho iniziato a fare la guida naturalistica. Per fare la guida naturalistica si fa un corso, si fa un esame d'ammissione a un corso, si studiano poi varie materie, geologia, botanica, tra queste anche l'ecologia. Mentre ci spiegavano l'ecologia, una persona ha parlato di isole di plastica e a questo punto l'altra parte di me, cioè quella del giornalista, io faccio il giornalista da 30 anni occupandomi delle cose più disparate, e però mi è nata la curiosità di capire meglio che cosa fossero queste isole di plastica, di cosa si trattasse e come, secondo me è ovvio per chiunque, volevo vedere l'isola di plastica, perché se c'è un'isola voglio vederla e magari andarci sopra. Allora ho incominciato a raccogliere materiale con l'obiettivo di realizzare un reportage. Ho incominciato a scrivere a università in tutto il mondo, trovando tra l'altro una disponibilità, un'apertura straordinaria, devo dire soprattutto all'estero, non molto in Italia, ma del tipo che la più importante, il centro più importante per gli studi di oceanografia, UNSOL, gli ho scritto oggi e domani mattina mi hanno mandato allegati, una ventina di allegati con centinaia di pagine di studi, materiali, eccetera. Ma questo è accaduto con tutto il mondo, mi hanno coperto di materiale, ho iniziato a studiare, a documentarmi, intanto continuavo ad approfondire sempre di più il tema. A un certo punto ho incrociato l'istituto, il 5GIS, che è un istituto di Santa Monica in California che si occupa esclusivamente di rifiuti di plastica. Non fa altri studi oceanografici, è completamente dedicato a questo. Le due persone che hanno fondato, Marcus Eriksen e Anna Cummins,
che sono marito e moglie, lavoravano prima alla Algalita Foundation, che è quella creata da Charles Moore, che è la persona che ha fatto diventare popolare questo tema, per quanto gli scienziati se ne preoccupino fin dagli anni 70, ma insomma è diventato popolare con una sua navigazione di ritorno dalle Hawaii, riportava la barca a vela, lui faceva lo skipper, portava la barca a vela in California e ha voluto percorrere un percorso, una tratta che non fanno mai le barche a vela, non la fanno mai perché non c'è vento, e questo non è un dato irrilevante rispetto al fatto che ci sia la plastica invece. E passando in quel tratto ha visto quantità immense di plastica. Questo tratto è, diciamo, genericamente nel Nord Pacifico. Tornato, ha incominciato a parlare di questa cosa, a raccontarla, far vedere che cosa aveva trovato, e quindi si è dedicato totalmente a questo. Loro due hanno lavorato prima con questa fondazione, poi si ne hanno creata un'altra e hanno incominciato a lavorare in questo campo. Five Giles Institute ogni anno realizza dal 2008 una spedizione, e io ho incrociato Five Giles nel gennaio del 2016 e ho visto che avrebbero fatto ad agosto una spedizione in Artico, campionando il passaggio nord-ovest, che non è mai stato campionato per quel che riguarda le plastiche, le microplastiche in superficie. Allora, per uno che come me viene, cioè io faccio la guida naturalistica in montagna, sulle Alpi, e in particolare la mia passione per l'ambiente è soprattutto una passione per la fauna, quindi per me a quel punto l'Artico per uno come me è il massimo possibile, perché ci sono praticamente le montagne sul mare, sintetizzando molto, ma non è così lontano dalla realtà, nel senso che poi questo che è cotone artico è anche cotone alpino, cioè sulle montagne sopra 2000 metri si trova quel tipo di fiore che è cotone, e così per molti altri tipi di piante, ad esempio. Allora ho cominciato a sognare di poterci andare, però mi rendevo conto che fosse molto difficile, uno perché la spedizione è composta da tot persone e dovevo stare tra quelli lì, ma in questo senso loro mi hanno subito detto che non c'era problema, mi avrebbero tenuto il posto per 2 mesi, e se io avessi trovato la copertura economica per andarci. A quel punto il problema era trovare la copertura economica, perché non una spedizione di quel tipo costicchia. E allora, tra alti e bassi, grande entusiasmo perché avrei potuto realizzare un sogno, e poi lo scoramento perché pensavo di non riuscire assolutamente comunque a trovare chi mi potesse coprire quelle spese, ho incominciato a parlarne con un po' di amici, e tra questi amici in particolare uno che lavorava, aveva iniziato da poco a lavorare con un mio ex allievo al Master di Giornalismo, io insegno Master di Giornalismo all'Università di Torino, che in questi anni, dopo che aveva finito il master, insieme ad altri compagni di liceo, ciascuno aveva preso strade professionali diverse, ma avevano pensato di creare un'associazione che si chiama appunto European Research Institute, che si occupa di ricerca e innovazione nel campo sociale, nel campo ambientale e nel campo della comunicazione. Sono andato a parlargli e a raccontargli un po' più in dettaglio questa possibilità, e se ne sono entusiasmati e quindi mi hanno mandato a partecipare alla spedizione. A quel punto si è aperto un mare di possibilità, oltre che di plastica, perché per me appunto era la realizzazione di un insieme di sogni, non di uno soltanto, e era la possibilità di mettere in pratica, di poter realizzare molto materiale. E infatti io sono andato realizzando fotografie, ho fatto 6.000 fotografie e più di 18 ore di video,
l'obiettivo era quello di fare un documentario e di realizzare il reportage che avevo in mente. Non pensavo al libro inizialmente, invece poi quando sono tornato dalla spedizione, il libro è stata la cosa che si è realizzata più rapidamente e in questo libro io ho pensato di percorrere due strade parallele. Una è quella del racconto del viaggio, è un racconto personale, molto personale, di un'esperienza che credo per chiunque sarebbe straordinaria, ma per me è stata assolutamente straordinaria, e quindi cerco di raccontarla trasmettendo il più possibile le emozioni che ho vissuto e anche le emozioni che ho provato nell'avvicinarmi a questa spedizione, perché mi ha permesso di ricollegare anche molti fili che erano appesi fin da quando ero bambino. Io le mie origini sono della zona delle Langhe del Roero, colline in cui si produce vino, e non a caso si produce vino perché, come in tutte le zone in cui si producono grandi vini, il terreno è fatto da fondali marini di qualche milione di anni fa, nella fattispecie in quel caso di 4 milioni e mezzo d'anni fa. Non è un caso perché la composizione chimica permette la crescita di viti che producano grandi vini, e questo ha molto a che fare con la plastica, è una delle prime cose che mi ha dato da pensare, così come il fatto che le Alpi siano anche quelle ex fondali marini. Se la situazione del mare 4 milioni e mezzo d'anni fa, o ancora di più nel caso della formazione delle Alpi, fossero stati quelli attuali, i vini non sarebbero così. E le Alpi, la formazione geologica delle Alpi non sarebbe questa, perché la quantità di plastica attualmente presente in tutta l'acqua della Terra è immensa. Io vi do qualche numero, lei andrà più in dettaglio, ma studio elaborato dalla Ellen MacArthur Foundation per il World Economic Forum, quindi non esattamente per Greenpeace. Entro il 2050 il peso della plastica in mare supererà il peso dei pesci in mare. E questo mi sembra già un dato piuttosto significativo. Ogni anno finiscono in mare circa 10 milioni di tonnellate di plastica. 10 milioni di tonnellate ogni anno, e sono quantità in crescita esponenziale, perché negli ultimi 40 anni la quantità di plastica prodotta è aumentata di 20 volte, siamo arrivati a 322 milioni di tonnellate anno nel 2014, ma sempre Ellen MacArthur Foundation, l'ipotesi è che si arrivi a 1200 tonnellate l'anno entro il 2050. Questo significa numeri immensi. Il lavoro di 5Jars ha prodotto, insieme ad altre associazioni, una prima ipotesi, un primo modello di distribuzione delle plastiche galleggianti, quindi solo quelle che ci sono nei primi 30 centimetri d'acqua su tutto l'oceano. L'oceano è uno solo, quindi su tutto il mare che ricopre il 70% della superficie terrestre. E sono 270.000 tonnellate nel 2014, ipotesi fatta nel 2014. Questo significa che se ne vanno in acqua 10 milioni di tonnellate l'anno, tutto il resto è in tutta la colonna d'acqua, dalla superficie fino al fondale. E la profondità media del mare sulla Terra è di 4.000 metri, quindi ce n'è parecchia di acqua da riempire. E questo è un altro elemento molto importante da comprendere. L'isola di plastica dalla quale ero partito non esiste, perché possiamo parlare, infatti così era scritto anche nella didascalia del documentario, di smog. È uno smog che riempie tutta l'acqua della Terra, non solo quella del mare, ma anche l'acqua dolce. Il ciclo dell'acqua è continuo,
L'acqua parte dalle sorgenti, scende dai torrenti, va nei fiumi, arriva al mare, evapora e torna a terra con le precipitazioni, neve o pioggia. Poi riparte il ciclo e continua. La plastica arriva in acqua nei modi più disparati, da quella che buttiamo o qualcuno butta intenzionalmente a quella che ci finisce casualmente, ma soprattutto in quantità elevatissime, quella che ci finisce senza che neanche noi lo immaginiamo, lo possiamo immaginare. Ad esempio, lo scarico della lavatrice immette per ogni lavaggio migliaia, molte migliaia di microfibre di sostanze sintetiche, plastiche, che vanno direttamente nello scarico e quindi poi finiscono direttamente in mare. E così qualunque altro tipo di scarico, ma così gli pneumatici nel girare producono dei micropallini che galleggiano in aria, le suole delle nostre scarpe, i nostri indumenti sintetici, tutto quello che è sintetico che indossiamo o utilizziamo, a volte senza neanche rendercene conto, produce micro frammentini che galleggiano in aria e a un certo punto precipitano a terra, normalmente con le piogge. Uno studio dell'Università di Parigi ha quantificato solo nell'area di Parigi in 3 milioni di tonnellate l'anno, ripeto, 3 milioni di tonnellate ogni anno in micropulviscolo, e tutto questo produce quindi questo enorme smog che è in acqua, in tutta l'acqua esistente, dolce e salata. Questo, quindi, analizzando tutti questi dati, ci permette di dire che questo è il più grande e il più grave inquinamento esistente, per ragioni molto semplici. La prima è per la diffusione, e l'acqua copre il 70% della terra ed è tutta piena di plastica, quindi la diffusione è dovunque. La quantità, parliamo appunto di quantità immense, 10 milioni di tonnellate l'anno finiscono in acqua, e la plastica viene prodotta da 70 anni, la plastica prodotta da 70 anni è quasi tutta sulla terra, perché non si è ancora degradata, e in gran parte è in acqua. E poi per la durata, perché la plastica ha tempi di decadenza in genere lunghissimi, da alcune decine di anni a alcune centinaia di anni. E quando parliamo di tempi lunghissimi, parliamo di tempi in condizioni ideali, cioè sotto il sole, e al caldo e sotto la luce del sole, cosa che non avviene quasi mai, perché ad esempio se una plastica è in acqua non ottiene né l'effetto della luce né quello del calore, quindi degrada in tempi ancora più lunghi. E un ultimo punto per cui questa quindi è tantissima, dovunque, e ha una durata enorme, e in più la plastica è vettore di tutti gli altri inquinamenti. La plastica si comporta come una spugna, assorbe tutte le sostanze tossiche e in quantità enorme. Si valuta che un pezzettino di plastica in acqua contenga un milione di volte più sostanze tossiche dell'acqua che lo circonda. Quando questo pezzettino di plastica viene mangiato da un pesce, rilascia, entra nel ciclo biologico, rilascia queste sostanze tossiche, e quindi queste sostanze tossiche finiranno poi nel pesce più grande che mangia quello più piccolino, e risale tutta la catena alimentare. Gli studi fatti su tricheti o foche o anche orsi hanno documentato la presenza nel loro grasso di grandi quantità di sostanze tossiche. Questo è il quadro di cui essere coscienti. Tornati da questa spedizione, quindi ho cercato di raccontare tutto questo, di raccontare la parte scientifica riportando i dati, non raccontando tutti, diciamo, i dati che ho ritenuto essenziali per cominciare a comprendere il problema, e ho raccontato allo stesso tempo il viaggio e un luogo meraviglioso, come questo qua, che ho cercato di sintetizzare con queste
con queste fotografie. Un luogo estremo, bellissimo, in cui la natura è dominante, ma in cui il segno dell'uomo è non visibile, perché l'acqua è spettacolare, ma così l'acqua attorno alla Sardegna, eppure è zeppa di microplastiche. Non parliamo dei Caraibi, che sono tra i luoghi con la maggior quantità di plastica per una questione di correnti. E allora tutto questo è importante saperlo, per poi agire di conseguenza. Ma sapere che la situazione è questa e che il bello, l'assolutamente bello, non corrisponde al puro, così come l'assolutamente brutto non necessariamente corrisponde all'inquinato o al pericoloso, noi tendiamo ad associare questi elementi: bello uguale buono e puro, brutto uguale a cattivo e pericoloso. Non è esattamente così, perché se noi vediamo queste acque o quelle appunto dei mari più belli della terra, sono comunque più pericolose per quanto belle di un letamaio per quanto brutto. Un letamaio ci fa un effetto immediato di repulsione, ma in realtà con i limiti del pericolo igienico immediato non ha conseguenze così gravi. La plastica presente in un fiume ha conseguenze molto, ma molto più gravi. Però noi tendiamo ad avere un comportamento diverso. Allora, per questo è importante essere coscienti del fatto che la situazione è diversa, e allo stesso tempo essere coscienti che la bellezza è comunque presente, è comunque da tutelare, ma tutto questo da tutelare non per la bellezza in sé, ma perché il mare è l'elemento essenziale per la vita in assoluto e per la nostra vita in particolare. Quindi, se non altro, dobbiamo cercare di preoccuparcene per egoismo. Quando noi ci preoccupiamo di un tema ambientale, non ci preoccupiamo mai per l'ambiente in sé. L'ambiente, inteso in senso generale, la natura in senso generale, esiste da 4 miliardi e mezzo di anni e si è adattata a qualunque cosa, e si adatta a qualunque cosa, in maniera traumatica, ma si adatta a qualunque cosa. Noi non ci adattiamo a qualunque cosa, noi possiamo vivere in certe condizioni, soprattutto se queste condizioni cambiano troppo rapidamente, noi non riusciamo ad adattarci. Quindi quando noi ci preoccupiamo per l'orso polare, ci preoccupiamo per i sintomi del fatto che l'orso polare sia in difficoltà, sono sintomi per un pericolo che è nostro. Tutte le nostre preoccupazioni per l'ambiente sono preoccupazioni per noi stessi. Quindi dobbiamo preoccuparci, perché l'acqua, il mare e l'acqua forniscono il 50% dell'ossigeno che respiriamo, assorbono il 30% dell'anidride carbonica che produciamo, ci forniscono cibo, sono una via di comunicazione, producono cultura, producono economia, regolano le temperature sulla Terra. Quando noi andiamo, scopriamo un nuovo pianeta per capire se è possibile la vita, andiamo a vedere se c'è acqua. Questo è l'elemento che ci dice dell'importanza dell'acqua. Quindi per questo dobbiamo occuparcene, preoccuparcene, e non perché si possa risolvere oggi o tra 5 anni, ma perché tra 2 o 3 generazioni la situazione incominci ad essere un pochino migliore. Tutto questo ho cercato di raccontarlo, di spiegarlo, spero in maniera gradevole e anche piacevole, e poi su questo ho incominciato a lavorare, collaborando alla scrittura di diversi progetti europei che mettano insieme la ricerca scientifica e la divulgazione, cioè che permettano di fare citizen science. Questo era il termine che lo metteva in difficoltà, che metteva Giacomo in difficoltà. La citizen science è un tipo di attività di ricerca perfettamente codificata e regolata, cioè sono ricerche scientifiche a tutti gli effetti, che soprattutto in campo ambientale permettono, in questi decenni di estrema difficoltà economica, di affrontare la ricerca, ma anche al di là della difficoltà economica di questi anni.
perché per le ricerche in campo ambientale a volte sono necessari 30 anni di lavoro e questo non è sostenibile economicamente, oppure bisogna coprire tutta la terra con un certo tipo di ricerca e anche questo è impossibile da sostenere economicamente. Invece la citizen science fa esattamente questo, mette persone tra virgolette normali, cioè non ricercatori, a disposizione della ricerca, a disposizione nelle maniere più svariate. Posso anche soltanto mettere a disposizione la memoria del mio computer o nel caso ad esempio di un pescatore che vive in un luogo isolato, può essere lui l'antenna di un certo tipo di attività, che può anche solo essere fotografare tutti i giorni la stessa scogliera per capire nel tempo come questa viene distrutta dal vento, oppure come cambia, oppure quali uccelli fanno il nido lì. Tutti questi dati vengono trasmessi ai ricercatori che poi completeranno la ricerca raccogliendoli ed elaborandoli in modo da avere i risultati. La citizen science in questo caso specifico ci permette di, nei progetti che noi stiamo realizzando, di far provare ad esempio a studenti anche delle scuole elementari attività di campionamento svolte seguendo protocolli normali, precisi e validati dai ricercatori, di raccogliere dati, di far vedere a loro qual è la situazione e poi di avere dei dati che vengono elaborati per conoscere sempre meglio la situazione. Ma nei casi migliori possono anche essere una settimana in barca a vela, fare campionamento mattino e pomeriggio e allo stesso tempo passarsi una settimana in barca a vela. Quindi è la parte... Mi piace questo paragone. Noi di solito di un grande sportivo o di un grande artista conosciamo solo la parte bellissima della vita, ma non ci preoccupiamo assolutamente di tutta quella che è la fatica che l'artista o lo sportivo hanno fatto per arrivare a quella cosa lì. Nel caso dei ricercatori capita esattamente il contrario. Noi ci preoccupiamo solo della parte estenuante di quanto studio devono fare, della fatica che fanno per ottenere i finanziamenti, dello sforzo, e non ci occupiamo mai invece della parte bellissima che pure esiste anche nel loro lavoro. Allora è importante dare evidenza anche a questa parte qua, dare rilievo e visibilità, perché questo può primo convincere qualche bambino che quel lavoro è molto bello e a percorrere quella strada, ma poi anche a dare una visibilità, un approccio, un sentimento del pubblico completamente diverso. Non è affatto una cosa noiosa o pesante, lo è per certi versi, ma è anche una cosa bellissima fare il ricercatore e potendolo toccare con mano e vederlo permette di comprenderlo molto meglio. Io per adesso mi fermerei e lascerei la parola. Grazie. Grazie Franco e grazie al Circolo che questa sera mi ha invitato per presentare un po' il durissimo ma anche piacevolissimo lavoro del ricercatore, e lo vedrete, ho preparato qualche slide per raccontarvi un po' quali sono i nostri risultati e le attività su cui stiamo lavorando qua vicino ad Ancona, all'Università Politecnica delle Marche. Io sono Stefania Gorbi, sono una ricercatrice biologa marina, lavoro al Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente e sono formazione un ecotossicologa. Tra l'altro mi fa molto piacere, oggi qua c'ho un po' di colleghi che sono venuti e che magari vedrete in alcune delle foto delle attività che abbiamo seguito e dei risultati che vi faccio vedere. Sono un ecotossicologa e quindi magari uno potrà chiedersi perché un ecotossicologa viene qua a parlare di plastica e microplastica. La plastica è brutta nelle spiagge, c'è nel mare, galleggia, ma ci va male, insomma, se io mi mangio un pezzino di plastica, vabbè, non è buona, non c'ha sapore, ma che tipo di effetto fa all'uomo, ma soprattutto anche agli organismi marini, è della parte di cui mi occupo io.
Un po' di numeri Franco li ha già anticipati, sono veri, le stime possono essere diverse, se leggete 10 lavori scientifici diversi potete trovare numeri leggermente diversi, ma sono sempre spaventosi. Quindi i numeri sono abbastanza chiari, la produzione di plastica è aumentata da 0,5 milioni di tonnellate l'anno a oltre 300 milioni di tonnellate l'anno negli ultimi 60 anni e le stime, come anticipava Franco, sono in crescita esponenziale perché la plastica la utilizziamo, è resistente, dura, è molto flessibile, possiamo produrci un sacco di manufatti, quindi ecco, tutto quello che c'è in questo tavolino, gran parte è fatto di plastica, quindi la plastica è assolutamente un materiale favoloso e ne produciamo un sacco. Circa il 10% di tutto questo materiale plastico finisce in mare. Queste sono stime che ci dicono che una grande quindi quantità di plastica finisce in mare. Qual è la fonte di questa plastica che arriva in mare? Sono sempre stime, poi spostandoci nelle diverse parti del mondo le fonti cambiano, però le stime in generale ci dicono che il 60-80% deriva dai rifiuti che lasciamo. Ci ha impostato qualche... quindi deriva dalle spiagge, dai rifiuti che lasciamo e abbandoniamo in spiaggia. Il 20% deriva dall'industria della pesca, quindi le reti per pescare, le reti delle agricolture, le reti le vediamo anche sulle spiagge ogni tanto, ci arrivano anche nella spiaggia. Quindi l'acquacoltura contribuisce alla dispersione dei rifiuti plastici nell'oceano, il resto arriva da terra perché viene gestita male a terra e quindi in qualche maniera attraverso i fiumi, attraverso il vento, finisce in mare. La degradazione in mare è lenta, l'ha già anticipato Franco. Le condizioni, le stime di degradazione della plastica che voi leggete magari in alcuni dei quelle immagini che trovate in giro sono tempi e stime di degradazione fatte in aria, in atmosfera. Le condizioni in acqua sono molto diverse, quindi l'irraggiamento solare, la disponibilità d'ossigeno, la temperatura dell'acqua sono tutti fattori fondamentali per la degradazione e quindi questi tempi di degradazione in realtà della plastica in mare sono più lunghi di quelli che ci si aspetta. I quantitativi in mare sono enormi e ubiquitari, dai poli agli abissi. Ormai luoghi remoti ed estremi, dall'Artico all'Antartide, quindi Polo Nord e Polo Sud, ma anche nei sedimenti profondi, i pochi campionamenti, i pochi studi che sono stati fatti hanno evidenziato la presenza di plastica negli abissi. In mare, in superficie, li vediamo, è più semplice, ma lungo la colonna d'acqua, negli organismi, quindi veramente dove andiamo a cercarla la troviamo, plastica e microplastica. Queste sono un po' delle immagini, quella ne troviamo di queste immagini ormai quasi tutti i giorni in diversi quotidiani. È una spiaggia di un'isola pacifica che è patrimonio dell'UNESCO, quindi un'isola incontaminata. Proprio perché incontaminata, per fortuna, non ci va nessuno a gestire nulla, quando c'è una mareggiata la plastica che galleggia nell'oceano finisce sulla spiaggia. E quindi quella è una foto di questa isola patrimonio dell'UNESCO con tutto quel materiale, principalmente plastica, perché l'80% dei rifiuti galleggianti è fatto di plastica e che finisce in spiaggia. Gli effetti delle plastiche, alcune di queste immagini magari le abbiamo già viste, parliamo di macro, ve l'ho messo tra parentesi perché poi tra un pochino ci sposteremo verso il discorso delle micro, ma la macroplastica, quella che noi intendiamo macroplastica, sono gli oggetti che noi vediamo ad occhio nudo. Gli effetti delle macroplastiche sugli organismi sono effetti estetici, quindi non ci piace una spiaggia piena di plastica, sono effetti economici. A Senigallia in questo periodo, se facciamo una passeggiata, la plastica sulla spiaggia ce la troviamo, d'estate no, perché c'è qualcuno che gestisce le spiagge e quindi va a pulire gli arenili, le spiagge, quindi i turisti non le vedono, ma questa pulizia costa. Sono effetti sugli organismi, questi sono gli effetti più evidenti, le tartarughe mangiano le buste di plastica perché le confondono per meduse, di cui si cibano. Gli organismi rimangono incastrati nelle reti di plastica. Effetti meno forse conosciuti, però intorno a questi oggetti di plastica che galleggiano, gli organismi magari ci trovano il loro habitat ideale. Allora, microorganismi, piccoli organismi,
colonizzano questi, queste plastiche galleggianti, che poi galleggiando finiscono magari in mari molto distanti. In questa maniera un organismo che noi chiamiamo alieno, non perché viene da un altro pianeta, ma perché viene da un ambiente completamente diverso, può essere trasferito in un mare molto distante da quello originario. Quindi in alcuni casi è stato ipotizzato che soprattutto per i microrganismi che costituiscono un film che si chiama biofilm su queste plastiche, questi possano essere trasferiti da aree molto lontane e poi si stabiliscono in ambienti che non sono quelli originali, creando in alcuni casi dei problemi, le cosiddette invasioni delle specie aliene. Sembra il titolo di un film di extraterrestri, ma è un problema gravissimo che soprattutto in Mediterraneo sta creando, insomma, parecchia preoccupazione, perché proprio queste specie si trasferiscono da aree tropicali, per esempio, e poi le alghe tossiche, forse ne avete sentito parlare, ci sono specie che arrivano da aree molto lontane e in alcuni casi possono essere trasferite e trasportate attraverso le plastiche. Spostiamoci verso la microplastica, perché quando parliamo di plastica, appunto, parliamo della plastica che vediamo, ma il problema più grave, ed è il problema di cui ci stiamo occupando ormai da un po' di anni nella ricerca che effettuiamo nei laboratori di ecotossicologia, è legato proprio alle microplastiche, perché i frammenti di plastica più grandi che vengono abbandonati in mare diventano micro, sotto l'azione del moto ondoso, del raggiamento solare, della degradazione in mare. Questi grandi frammenti possono diventare microplastiche. Per definizione le microplastiche sono tutti quei frammenti di plastica più piccoli di 5 mm, dai 10 micrometri, perché poi sotto quelle dimensioni lì parliamo di nanoplastiche, di cui non si sa quasi nulla, sicuramente ci sono, non sappiamo quante, non sappiamo bene di che cosa si parli ancora, perché non abbiamo gli strumenti per andare a vederle e a cercarle in maniera sistematica. Ma microplastiche sono questi frammenti al di sotto dei 5 mm che hanno origini dirette o indirette. Questi frammenti di microplastica in realtà possono essere prodotti in maniera versati nell'ambiente in maniera diretta. Particelle di microplastiche sono usate negli esfolianti, nelle formulazioni cosmetiche, gli scrub spesso, quelli che compriamo al supermercato, adesso meno, perché vedremo che in realtà qualcosa da questo punto di vista è stato fatto, anche se non esistono leggi specifiche ancora in Italia, ma nel resto d'Europa sì, negli Stati Uniti anche. Molti di questi scrub sono fatti con queste microparticelle di plastica o i dentifrici con i microgranuli. Fino a qualche anno fa i microgranuli non erano altro che frammentini di plastica e che quindi vengono prodotti proprio per inserirli nei cosmetici. Prodotti abrasivi industriali per le sabbiature, anche questi contengono plastiche e microplastiche. Piccoli granuli che si chiamano nibs sono la materia prima per i manufatti plastici, sono questi frammentini qua, che è il punto zero. La plastica viene venduta sotto forma di sferette, palline, perline, e poi lavorata, macinata e trasformata in manufatto finale. Qua ve ne ho portato un po' di questi nibs, in realtà non li ho presi da un'industria che li produce, li abbiamo raccolti a Lanzarote, un'isola delle Canarie. In una di queste isole, in un periodo dell'anno particolare, soprattutto in inverno, se si va a fare una passeggiata si trovano, si confondono per sabbia o per sassolini, in realtà sono palline di plastica. Nelle coste adriatiche, mediterranee, diciamo italiani, siamo meno abituati a vederli perché non c'è una grossa industria di produzione di queste materie prime. Diciamo le coste atlantiche sono più ricche di questo tipo di plastica spiaggiato, però poi se vi interessa vederlo ce l'ho qua. Origine indiretta: gran parte delle microplastiche che troviamo in mare derivano dalle macroplastiche e quindi queste macroparticelle che si frantumano. Ecco, questi sono i lavori scientifici di cui parlava Franco. Uno dei primi lavori che ha cercato di mappare la quantità di plastica flottante nel mondo è quello di Ericsson, che è il fondatore del Five Giants di cui ci parlava Franco. Questi studiosi hanno stimato che almeno 5,25 mila miliardi di particelle di micro e macroplastica stanno galleggiando nei nostri oceani, per un peso di 270.000 tonnellate di rifiuti plastici fluttanti per gli oceani.
l'accumulo dei rifiuti plastici si concentra in alcune zone di convergenza, che sono zone che sono 5, due atlantiche, due pacifiche e una indiana, e sono aree, non sono isole di plastica. Ci ha fatto comodo chiamarle così, ci fa comodo perché rendono un pochino l'idea, ma non sono isolotti di plastica che possiamo vedere, sono aree ad alta densità di questi frammenti fluttuanti di plastica. E questa è la prima, una delle prime mappature di questo autore Cosa, che ha indicato appunto come si concentrano queste plastiche negli oceani. E arriviamo da noi, Italia, Mediterraneo. Questo lavoro al quale abbiamo partecipato anche noi con i ricercatori di ISMAR di Lerici. Loro, forse è uno dei primi lavori che ha cercato di mappare in maniera il più possibile, insomma, più ampia possibile la presenza delle plastiche, microplastiche galleggianti. In questo caso la stima è stata fatta su i primi 30 cm di acqua campionato con delle reti che campionano microplastiche o frammenti, diciamo, poco superiori ai 5 mm. E questa è la prima mappatura. Questi cerchi indicano la concentrazione delle microplastiche intorno al Mediterraneo. Questo qua significa 10 kg. 10.000 grammo chilometro quadrato, quindi la densità media calcolata in Mediterraneo in media, quindi per tutta questa area campionata, è di 500 grammi chilometro quadrato di mare, quindi voi in 500 in un chilometro quadrato avete 500 grammi di plastica, con delle punte però che appunto sono arrivate a 8.000 grammi, 8 kg, 10 kg a nord della Corsica. E per cui questi ricercatori hanno definito per la prima volta la presenza di una zuppa di plastica nel Mediterraneo. E questa è la zuppa, questo è proprio un campione preso da questi ricercatori e in effetti ricorda un po' la zuppetta, no? Fatta di microplastiche, e io ve ne ho portato qua uno dei campioni che sono stati presi durante questa campagna. Questo campione con queste particelle, queste avvicinate, le vedete, sono tutte microplastiche, sono state raccolte con quella manta net che vi faceva vedere Franco e che in un quarto d'ora è stata trascinata dalla barca e alla fine nel retino abbiamo trovato, insieme a fitoplancton, organismi, tutto quel materiale plastico. E poi siamo andati ad analizzare che cos'è questa plastica, che materiale è, perché un'altra cosa da sottolineare importante è che la plastica non è tutto uguale. Quando parliamo di plastica in realtà parliamo di polimeri molto diversi tra loro. Parliamo di polietilene, polistirene, nylon, ognuno di questi polimeri ha delle caratteristiche chimiche molto diverse e anche le interazioni di questi polimeri con gli organismi, con l'uomo, possono essere parecchio diverse. Per cui è importante definire la tipologia della plastica che troviamo in mare per suggerire, per esempio, delle opzioni di gestione. Se capiamo che c'è una certa tipologia di plastica che è più presente o che è più tossica, che interagisce di più con l'ambiente, possiamo cercare di puntare il dito verso quella tipologia di plastica o capire qual è la fonte, quindi da dove viene questa plastica, chi è che produce di più rifiuto plastico. Per cui è estremamente importante definire le tipologie. E in Mediterraneo, guardate qua, questa fettina della torta rossa ci dice che la maggior parte della plastica che troviamo galleggiante è polietilene. Il polietilene è quello con cui si fa la bottiglietta di Pladidi, di acqua, il packaging alimentare, quindi principalmente quello. Poi c'è il verde che è polipropilene, il nylon e così via. I nuovi rischi ecotossicologici delle microplastiche, il motivo per cui noi nel laboratorio di ecotossicologia studiamo queste microplastiche. Le microplastiche vengono confuse per nutrimento, quindi si infilano dentro al plancton, sostanzialmente i microrganismi, zooplancton, fitoplancton, quindi organismi e vegetali che costituiscono la principale fonte alimentare per la gran parte degli organismi marini, possono essere tranquillamente filtrati dagli organismi filtratori, dalle cozze, dalle vongole, dalle ostriche, possono essere scambiati per prede da organismi predatori e poi possono trasferirsi lungo la catena trofica, quindi essere mangiato dagli organismi più piccoli e quindi di conseguenza arrivare fino agli organismi più grandi. Danno effetto di pseudosazietà, quindi se un organismo mangia la plastica pensa di
ha una sensazione di essersi nutrito, ma in realtà non si è nutrito affatto, per cui crea come effetto di tossicità quello di pseudosazietà. Crea danni fisici e meccanici, e questo l'abbiamo dimostrato in laboratorio, poi vi faccio vedere in quale maniera. Ma possono anche rilasciare inquinanti, è il discorso che faceva prima Franco. La plastica fa da spugna, e in particolare la microplastica lo fa, perché per una questione fisica di rapporto superficie-volume, intorno, diciamo, alla particella di microplastica possono essere assorbite elevate quantità di sostanze tossiche. Non solo quelle che i produttori mettono nella plastica quando fanno il manufatto, avete magari già sentito parlare di ftalati, di bisfenoli, sono tutte sostanze plasticizzanti, additivi che il produttore mette nella plastica per produrre il manufatto di plastica più morbido o più rigido, per dargli il colore. Tutte queste sostanze sono come minimo nella maggior parte dei casi distruttori endocrini. Che cosa significa? Che interferiscono col sistema endocrino degli organismi, ma anche dell'uomo, quindi in alcuni casi sono stati addirittura banditi. Queste sostanze possono essere rilasciate dalle microplastiche una volta che queste vengono ingerite negli organismi. Non solo, fanno da spugne le microplastiche, cioè i contaminanti più conosciuti, i metalli pesanti per esempio, piombo, rame, mercurio, o gli idrocarburi policiclici aromatici, gli idrocarburi, tutti i prodotti che derivano dalla combustione dei carburanti, o pesticidi, possono essere assorbiti sulla superficie del microplastico. E quindi per questo, diceva Franco, fanno da vettore, qualcuno li chiama cavalli di Troia, cioè le microplastiche trasferiscono queste sostanze all'interno dell'organismo di cui che se ne ciba. E questo l'abbiamo dimostrato in laboratorio, non ci sono più dubbi, non solo noi, diversi autori, diversi ricercatori nel mondo. Si vede male la diapositiva, ma questo è un esperimento semplicemente per dimostrare se microparticelle di plastica, in questo caso è polietilene vergine, che abbiamo acquistato dall'industria, messo in una soluzione di pirene, che è un idrocarburo policiclico aromatico che abbiamo scelto come modello, nel tempo, in 6 giorni, queste polietilene è in grado di assorbire questa sostanza dall'acqua. Quindi quello in natura, quello che accade è che se c'è del pirene nell'acqua arriva una microplastica e questa microplastica la tira a sé come una calamita. E poi abbiamo fatto un piccolo esperimento, è uno dei primi che abbiamo fatto proprio sulle nostre zone. Siamo andati a campionare sabbia da spiagge di Falconara a Torrette Numana. Quando sono all'estero, vabbè, devo spiegare, ma per voi non è un problema capire le tipologie di aree da cui ho fatto questo tipo di campionamento. Abbiamo preso la sabbia con un metodo, ovviamente protocollo sperimentale standardizzato, l'abbiamo setacciata, abbiamo tirato via soltanto le microplastiche e abbiamo misurato i livelli di idrocarburi policiclici aromatici intorno a queste microplastiche. Senza guardare la differenza tra i tessuti, perché in realtà si vede male, ma sono differenze che si dice non sono statisticamente significative, cioè sono questi tre valori delle tre spiagge, in realtà sono uguali, anche se li vedete di dimensioni diverse, perché l'analisi statistica dimostra c'è una deviazione standard, quindi sono dati simili, ma quello che ci spaventa è che questi livelli di idrocarburi sono molto molto alti, cioè se voi per esempio comparate la stessa quantità di granuli di sabbia in peso a quella di un sedimento di un porto di Livorno, trovate nella campione di granuli di plastica una concentrazione di idrocarburi più alta di quella che trovate nella stessa quantità di sedimento preso dai fondali del porto di Livorno. Questo per farvi capire quanto questo materiale è in grado di assorbire queste sostanze tossiche e il rischio quindi che c'è nel momento in cui queste particelle vengono poi ingerite. Un altro esperimento, uno dei primi che abbiamo fatto, anche questo, abbiamo voluto comparare la quantità di idrocarburi policiclici aromatici nelle microplastiche, nelle macroplastiche spiaggiate, spiaggia di Torrette, nelle plastiche vergini. Siamo andati al supermercato e abbiamo cercato di comprare lo stesso manufatto, la bottiglietta del detersivo o di acqua che abbiamo trovato spiaggiata. Abbiamo fatto un confronto, quindi la macroplastica vergine o la macroplastica che troviamo spiaggiata ha una concentrazione di idrocarburi che rimane relativamente simile. Ma quando compariamo la stessa quantità di microplastica, vedete come schizza il livello di contaminante assorbito.
Quindi a parità di nuovo di peso, di macroplastica vergine o spiaggiata o microplastica, vedete la concentrazione di contaminante che aderisce a queste microparticelle. Altri esperimenti di laboratorio, qui stiamo sempre in laboratorio, quindi cose che abbiamo provato solo dentro ai laboratori. Abbiamo contaminato delle pozze della nostra zona con delle microplastiche di polietilene e di polistirene. Il primo effetto che abbiamo visto è che questi organismi le filtrano, le accumulano, queste sono le cellule dell'emolinfa. Dentro ai mitili c'è un liquido che si chiama emolinfa, con delle cellule che sono gli emociti, è il sangue, delle cozze, non c'hanno il sangue, però per cercare di raccontarvi che cosa sono queste cellule, dentro agli emociti si infilano queste microplastiche, le vedete qui, questa è una fotografia con un microscopio a luce polarizzata. E si è riuscita a vedere questo spot luminoso, una microplastica che è entrata nella cellula, ma poi la vediamo anche nella ghiandola digestiva, le vediamo nelle branchie, quindi queste sostanze, queste microplastiche vengono filtrate e entrano nei tessuti. Queste sostanze, queste microplastiche contaminate con il pirene, che cosa fanno? Trasferiscono il pirene dentro all'organismo. Questi sono i livelli di pirene dentro la ghiandola digestiva di organismi esposti a microplastiche contaminate col pirene, quindi trasferiscono questo contaminante all'interno. E poi abbiamo analizzato tutta una serie di risposte biologiche, i danni al DNA, i danni al sistema immunitario, senza raccontarvi nello specifico ogni risposta, ma è sicuro che nel nostro immaginario la microplastica è una roba anche non contaminata, è una particella che non dovrebbe avere un effetto biologico, e invece ce l'ha nell'organismo, quantomeno un effetto di alterazione meccanica la produce nei tessuti degli organismi. E poi questo tutto l'abbiamo provato in laboratorio, e poi abbiamo cominciato anche noi a fare un po' di progetti europei per vedere se ci finanziavano un po' di studi un po' più costosi per iniziare a uscire dal laboratorio e capire se questo problema, che in qualche maniera già il laboratorio ha dimostrato, effettivamente è un problema ambientale di tossicità reale per il quale bisogna prepararsi un po'. Abbiamo partecipato a questa call europea, è una GPI, Oceans, sono progetti europei che nel 2015 hanno finanziato 7,5 milioni di euro per 4 progetti, per fortuna uno di quelli finanziati era il progetto a cui abbiamo partecipato. Attualmente questi progetti sono in corso, ci stiamo lavorando, termineranno nel 2018. Il progetto che ci è stato finanziato, al quale partecipiamo, è questo, si chiama EFEMARE, l'acronimo, che sta per ecotoxicological effect, effetti ecotossicologici delle microplastiche nell'ecosistema marino. E ha lo scopo proprio di andare a capire se c'è un effetto di tossicità legato alla presenza di queste microparticelle in mare. È un progetto molto grande, 16 partner, 1,9 milioni di euro di finanziamento, durerà 3 anni ed è un lavoro che si distribuisce in 7 pacchetti di lavoro. La nostra università, UNIFPM, è responsabile del pacchetto di lavoro che si occupa della validazione in campo, e che quindi si occupa di capire, andare in campo e capire quante microplastiche sono presenti nell'ambiente e che effetti di tossicità producono sugli organismi. E abbiamo cominciato a farlo. Grazie a questo progetto, collaborando con tutti i partner europei, abbiamo ottenuto nei laboratori una serie di campioni di organismi marini, pesci e invertebrati da tutta l'Europa. Ma poi, partecipando al progetto, abbiamo avuto l'opportunità anche noi di fare la parte bella del lavoro, di fare un po' il citizen science anche noi, e di andare a campionare acqua e specie ittiche con Greenpeace, che ha fatto una campagna quest'estate, meno plastica più Mediterraneo, una campagna che ha percorso tutto il Mediterraneo, poi vi faccio vedere un po' di immagini, e con Race for Water. Race for Water è una fondazione svizzera che è partita con questo catamarano solare, poi anche di questo qualche immagine, che sta facendo un giro del mondo in una spedizione che si chiama Odissea, che durerà 5 anni, con l'obiettivo di sensibilizzare il mondo proprio sul problema della plastica e di proporre soluzioni per la gestione. Questo è quello che abbiamo fatto con Greenpeace. Qua c'era un video che non so se partirà, vediamo se riesco a farlo partire. Non ce la faccio, ma non importa. Questo è quello
quello che abbiamo fatto con Greenpeace. La campagna meno plastica più mediterranea è partita il 23 giugno a Genova. Con Greenpeace siamo saliti a bordo della Rainbow Warrior 3, che è la nave di Greenpeace, che ha percorso tutto il Mediterraneo. La spedizione era partita in Spagna, è proseguita in Francia, poi in Italia ed è continuata in Croazia, Grecia, fino in Bulgaria. Nel tratto italiano Greenpeace ci ha ospitato a bordo per fare sia una parte di divulgazione sul problema della plastica, ma anche proprio una parte di campionamento. Questo è il lancio a Genova con Pete, che è il comandante della Rainbow Warrior 3. Abbiamo fatto una serie di laboratori didattici a Genova, a Pozzuoli e ad Ancona, dove abbiamo fatto degli stop con la nave, dove abbiamo presentato ai ragazzini dei laboratori sul problema della plastica e delle microplastiche. Lungo il percorso ci siamo affidati alla disponibilità di pescatori locali che ci hanno dato il pesce per poterlo analizzare e vedere la presenza di microplastiche dentro agli organismi. E abbiamo camponato l'acqua con la manta troll, come con quella rete, si chiama manta proprio perché ricorda una manta, quindi ha questi galleggianti e questa rete che termina in un collettore dove tutte le microplastiche poi si fermano. La campagna meno plastica mediterraneo, ecco, ci ha permesso di, a costo zero, perché fortunatamente ci hanno ospitato, di fare però tutta una tratta lungo il Mediterraneo, lungo il Tirreno e l'Adriatico, per fare campionamenti lungo tutta la tratta. Abbiamo i campioni e dobbiamo lavorarli in laboratorio. E poi siamo andati ad ottobre, un'altra parte bella del nostro lavoro, a Guadalupe, che è un'isola dei Caraibi. Come anticipava Franco prima, i Caraibi sono una delle zone in cui il problema della plastica in mare è molto molto importante, perché risente di uno di quei gyre di concentrazione delle plastiche oceaniche. In condizioni di mareggiate, di correnti particolari, si ritrovano questo materiale sulle spiagge. Race for Water è questo catamarano solare che in realtà funziona in maniera totalmente energia pulita, quindi utilizza i pannelli solari per l'energia solare, ha una vela di 40 metri quadrati che può sfruttare anche il vento e utilizza l'idrogeno, ottenendolo prelevando l'acqua del mare che viene desalinata e che viene separata in ossigeno e idrogeno. Questo idrogeno viene poi convogliato in alcune bombole, per cui a seconda delle condizioni meteo marine utilizza una di queste tre fonti di energia, quindi totalmente autonomo e autosufficiente dal punto di vista energetico. Questo catamarano sta facendo il giro del mondo in una spedizione che è partita nel 2017 in Francia, che appunto si è fermata a ottobre al Bermuda, a giugno alle Bermuda, a ottobre a Guadalupe, e che seguirà il giro del mondo andando poi a Tokyo per i Giochi Olimpici nel 2020, all'Expo di Dubai per ritornare nel Mediterraneo nel 2021. Quindi una spedizione importantissima che ha la finalità di sensibilizzare l'opinione pubblica, politica, la politica se possibile, l'economia, verso il problema della plastica in mare, e che si propone anche di suggerire alcune soluzioni. Stanno sperimentando con alcuni partner svizzeri un processo chimico per trasformare la plastica in energia, e quindi stanno facendo il giro del mondo per promuovere questa, questa parte del lavoro. A Guadalupe abbiamo, questa è l'isola di Guadalupe, dove siamo andati a campionare anche in questo caso sabbia e spiagge da diverse aree. Qui vedete il campionamento, ecco, queste sono le zone che abbiamo campionato. Questo è il porto di Guadalupe dove stavamo attraccati. Questa è una spiaggia che si chiama di Petitbourg, una delle parti più contaminate di Guadalupe, non solo dalla plastica, noi eravamo lì per studiare quel fenomeno, ma Guadalupe è praticamente coperta da piantagioni di banane. Nell'area di Petitbourg, in questa area marina, la pesca sarà interdetta per i prossimi 500 anni, perché per le piantagioni di banane hanno utilizzato in maniera senza ritegno un pesticida che si chiama clorpirifos, che ha contaminato le acque con, e quindi anche il pesce, per cui è un'area interdetta alla pesca. Noi abbiamo avuto un permesso speciale per riuscire a prendere pesce anche da questa zona.
E Marie Galante, che insomma siamo ai Caraibi, sono zone stupende. Quando siamo andate noi non era alta stagione, quindi le spiagge di nuovo non gestite. In realtà quello che abbiamo trovato è questa situazione qua. Dalle foto si vede male, forse dopo lo riusciamo a vedere meglio. Comunque spiagge piene di ovviamente legno, residui, rifiuti di ogni tipo, ma tantissima plastica. Abbiamo campionato sabbia, abbiamo campionato microplastiche direttamente dalle spiagge. Abbiamo campionato l'acqua e questo è uno dei campioni di acqua filtrato con la plastica che viene trattenuta su questi filtri. Abbiamo dissezionato pesci e in particolare i tratti gastrointestinali e i tessuti degli organismi per studiare la presenza delle microparticelle negli organismi marini. Ora, il problema di produrre dei protocolli, citizen science utilizzano protocolli standardizzati, come diceva Franco, ma non è così semplice proporre dei protocolli standardizzati ed è però importantissimo averli, perché per poter confrontare i dati che si ottengono in tutto il mondo dobbiamo utilizzare la stessa tecnica di campionamento e di ricerca della microplastica. Allora, fino a quando parliamo di studi che vengono fatti su microplastica prelevate dall'acqua o dai sedimenti, quello che si fa in laboratorio è poi andare con questi campioni, ecco, di plastiche che abbiamo ottenuto dalla rete, le osserviamo a microscopio, tutto ciò che ci sembra una microparticella di plastica l'andiamo poi ad analizzare. Questo strumento che si chiama microFTR, che utilizza la spettrometria infrarossa, che ci dice se quella particella è un polimero di plastica oppure un pezzettino di legno, un pezzo di vetro, perché ovviamente quando raccogliamo queste particelle ci può essere di tutto. Quando analizziamo i pesci diventa tutto un po' più complicato, perché bisogna cercare di estrarre queste particelle dai tessuti. Allora, se lavoriamo sui pesci, analizziamo il tratto gastrointestinale dove ci aspettiamo di trovare queste particelle. Se analizziamo gli invertebrati, analizziamo l'intero tessuto, perché l'invertebrato, la cozza, filtrando la microparticella, poi la trattiene in tutte le parti del suo tessuto. E abbiamo standardizzato un protocollo che è stato anche motivo di un training course che abbiamo fatto proprio nell'università con tutti i partecipanti del progetto europeo, per cercare di condividere e trovare un protocollo standardizzato che poi tutti potessero utilizzare per ottenere risultati poi confrontabili. E allora vi faccio vedere un po' dei primi risultati, tutte queste attività che noi stiamo facendo. Ovviamente poi siamo andati a campionare in questi posti, abbiamo preso i campioni, adesso sono in laboratorio e serve tanto tempo per analizzarli, perché come avete visto i protocolli di analisi sono molto lunghi. C'è qui Lucia che lavora con noi, Lucia Pittura, una ricercatrice che lavora con noi in laboratorio, che sta in laboratorio tutto il giorno, e la parte noiosa è poi fare lo stesso protocollo su tutti questi campioni che adesso abbiamo in laboratorio. Però un po' di risultati su organismi che arrivano dalle nostre aree. Questi sono i primi campioni che abbiamo prelevato dall'Adriatico. Campioni di tantissime specie, principalmente ci occupiamo e campioniamo specie di interesse commerciale, perché uno dei nostri scopi è proprio quello di capire se sul piatto di cozze, di impepata, sul piatto di filetto che mi mangio, ho il rischio di mangiarmi insieme alla cozza anche una microplastica. Quindi principalmente ci occupiamo di analizzare queste specie, ma in realtà poi ne abbiamo campionate veramente tante, e alcuni dei primi risultati che abbiamo ci dicono che su 160 organismi che abbiamo per esempio campionato proprio nelle coste davanti ad Ancona, 16 specie diverse, le microplastiche sono state osservate nel 32% degli organismi. Quindi in media il 32% degli organismi analizzati hanno almeno una microparticella di plastica al loro interno. E negli organismi positivi alla plastica troviamo da 1 a 4 particelle. Ok? Poi se andiamo a vedere nello specifico alcune specie, lo sgombro, il merluzzo, sono le specie con la più alta frequenza di presenza di microplastiche al loro interno. Quindi l'80% del merluzzi, degli sgombri, scusate, analizzati, hanno almeno una microplastica nel tratto gastrointestinale. Merluzzi, questa è la gallinella, la sardina, la sogliola, la triglia, quindi con frequenze diverse, ma tutte queste specie presentano con percentuali diverse almeno una microparticella. Qui ce ne sono un po'.
delle microparticelle, queste sono quelle che troviamo dentro agli organismi, che abbiamo trovato dentro gli organismi campionati proprio in Adriatico. Anche negli invertebrati le troviamo, questi sono sabelle spallanzate, non sono commestibili, sono i vermi di mare. Però mazzancolle, squilla mantis sono le panocchie, ostriche, mitilus gallo provincialis sono le cozze. Dentro a questi organismi abbiamo trovato, troviamo plastiche con frequenze diverse, ma ci sono. Le taglie di queste particelle che troviamo dentro agli organismi sono particelle molto piccole, quindi sono particelle che sono inferiori ai 0,5 mm, addirittura solo sotto lo 0,1 mm, quindi sono particelline molto molto piccole, la forma sono frammenti, linee, insomma poi questi sono tutti i dati che ci servono per fare delle analisi, delle stime. Dal punto di vista del polimero, vedete questa parte grigia, il 45% di queste particelle è di nuovo polietilene. Quindi in correlazione con quello che troviamo nell'acqua, che è principalmente polietilene, poi i pesci mangiano il polietilene, poi polipropilene, poi PA, PVC e così via. Oh, quindi arrivati un po' alla conclusione di questa chiacchierata, dal problema su scala globale alla scala nazionale e locale, ciò che cerchiamo di raccontare con queste presentazioni che spesso facciamo per cercare di divulgare un po' le informazioni e i dati che abbiamo sul problema della plastica, sicuramente per cercare di risolvere il problema non c'è una soluzione, come si discuteva prima a pranzo, perché poi lo vedremo, insomma, se c'è tempo di fare una discussione, ma è molto difficile eliminare la plastica dal mare. Sicuramente bisogna cercare di usarne il meno possibile, di riutilizzarla, di non utilizzare manufatti in plastica non necessari. Tutta la plasticheria usa e getta, i cotton fioc sono uno degli esempi tipici che vengono fatti, perché sono uno anche dei rifiuti plastici che troviamo di più nelle spiagge, le cannucce, i piatti di plastica. Quindi sicuramente serve interazione tra ricerca, politica e società per cercare in qualche maniera di arginare questo problema. Informazione che cerchiamo di fare con la ricerca e la conoscenza, divulgando il più possibile questa problematica, educazione che parte fin dalle scuole, quindi facciamo un sacco di laboratori didattici per i bambini fin dalle elementari, ed è semplice sensibilizzare anche loro, quando gli facciamo vedere che in un pochino di crema che usa la mamma al microscopio ci si trovano le microparticelle di plastica, insomma i bambini sono assolutamente molto disponibili a comprendere che tipo di problema crea questo, la presenza delle microplastiche in mare. La politica, cosa fa la politica? Insomma, due esempi che però ho messo qua si riferiscono alla una strategia, una direttiva europea del 2008, la Money Strategy Framework Directive, che vuole promuovere l'ottenimento del GES, il Good Environmental Status, il buono stato ambientale per il 2020. E tra i descrittori che intende analizzare e osservare per ottenere questo buono stato ambientale, a descrittore 10 si parla di marine litter, quindi di rifiuti marini, e grazie a questo poi questa direttiva è stata recepita nel 2010 in Italia. Da quando è stata recepita la direttiva, diciamo, c'è, non è una vera e propria, diciamo, legge, però all'interno della direttiva si chiede e si suggerisce alle ARPA, quindi agli istituti che fanno protezione e ricerca ambientale, di analizzare, studiare insieme a tutti gli altri indicatori sulla balneabilità, per esempio, e sulla qualità del mare, anche la presenza delle microplastiche, e quindi chiede a tutti di iniziare a studiare per avere una mappatura il più possibile ampia di questo, della presenza delle microplastiche. Non è una legge, ma è una proposta di legge dell'ottobre 2016 di eliminare le microplastiche da tutti i prodotti per la cura personale, dentifrici, creme e così via. In realtà già le case produttrici lo stanno facendo, tanto che è molto più difficile andare al supermercato e trovare questi prodotti. Stanno sostituendo queste microparticelle di plastica con frammenti di noccioli, di albicocche, quindi prodotti più, diciamo, naturali e compatibili.
Opportunità. In realtà questo problema della plastica in mare da un certo punto di vista ha creato, sicuramente sta creando, dei tentativi di sviluppo di tecnologie nuove che in qualche modo intendono risolvere o quantomeno arginare il problema. Parley, questo è una persona, un designer che è venuto a parlare a settembre in un congresso in Italia, che ha fondato questa associazione. Lui dice che l'utilizzo della plastica vergine è un disegno fallimentare, quindi propone una seconda vita per la plastica, e questo signore qua ha disegnato per Adidas una scarpa completamente fatta con la plastica raccolta dalle spiagge, che sta diventando a quanto pare uno dei prodotti punta dell'Adidas parte scarpe. Questo è un altro esempio, una bottiglia di uno shampoo notissimo fatta con la plastica raccolta dalle spiagge, quindi hanno vinto addirittura un premio dell'ONU proprio perché appunto hanno realizzato questo prodotto. Questo è un altro esempio di una nota azienda che produce filati italiana, che ha messo in piedi con il CNR ISMAC di Biella un brevetto per sostituire il PVA, che è una plastica solubile che viene utilizzata nei processi di filatura dei tessuti, per sostituirla con un prodotto ecocompatibile che è il chitosano, che si prende, recupera dal guscio dei crostacei, e che è un prodotto assolutamente compatibile e più biodegradabile. Ok, quindi questa è un'immagine che vi racconta come la plastica che vediamo che galleggia è soltanto la punta dell'iceberg, che nasconde tutto un altro mondo al di sotto della superficie del mare. E questi sono tutti i ragazzi che lavorano anche nel laboratorio che ogni tanto facciamo alle notti delle ricerche o al Festival della Scienza, e dei ragazzi che lavorano per questi progetti nei quali siamo coinvolti. E quindi grazie per l'attenzione.